tutti di partecipare a questo webinar. Questo è il secondo che abbiamo organizzato e stasera si parla di ESG, che è sempre un argomento interessante e questi tempi particolari. Vicino a me c'è l'amica Patrizia Giangualano, che oltre ad essere un'amica è una grande esperta in questo settore. Prego Patrizia. Grazie, grazie. Anch'io molto contenta di essere qui con voi e di poter condividere questo tema sulla sostenibilità, che in questo momento è diventato certamente molto, molto di moda, ma che, se devo dire la verità, non è ancora riuscito ad entrare pesantemente nelle aziende, soprattutto in quelle magari un pochettino più piccole, soprattutto nelle medie aziende, mentre invece quando parliamo di aziende di grandi dimensioni che sono soggette, diciamo così, a delle rendicontazioni, questo è un processo certamente che è stato avviato da molto tempo, no? Probabilmente le piccole e medie aziende il tema fanno già delle cose che potrebbero essere molto utili ai fini della sostenibilità, ma non sanno probabilmente come inquadrarle in un contesto di riferimento. Io ho un'esperienza che si è maturata un po' nella consulenza strategica e poi nell'ambito dell'analisi dei rischi, dei controlli e quindi insomma prima nel settore finanziario e poi anche in altri settori industriali. E devo dire che la mia un pochettino ulteriore specializzazione sul tema della sostenibilità nasce proprio quando nel 2016 abbiamo l'applicazione della direttiva del 2014 sull'informativa non finanziaria, cioè il decreto legislativo 254 sull'informativa extrafinanziaria, che è l'applicazione della direttiva in Italia per le aziende, come dicevo, di grandi dimensioni. Per la prima volta le aziende trasformano il loro bilancio in quello che era sostanzialmente un bilancio sostenibile, trasformano il bilancio sostenibile in quello che è una dichiarazione non finanziaria, il che significa che deve essere certificata, e che significa che ci sono degli organi di controllo, un ruolo del collegio sindacale, un ruolo della Consob molto importante e soprattutto della responsabilità degli amministratori, dei consiglieri di amministrazione, perché hanno la responsabilità, come se fosse sostanzialmente un bilancio, della pubblicazione e della raccolta dei dati. Non era una cultura che era diffusa all'interno delle aziende, perché di solito la responsabilità sul tema era assegnata magari ad una funzione aziendale. Non era necessario un'approvazione all'interno del consiglio di amministrazione, per cui nell'ambito dei board comincia ad esserci una grande attenzione al tema e a cercare di capire che cosa bisogna fare per riuscire ad introdurla. Prima però di entrare un pochettino nel merito di questa, diciamo, di questa dichiarazione, io ovviamente non so il livello di conoscenza di tutti voi sul tema. Avevo pensato di fare una piccola introduzione su quello che è il concetto di sostenibilità, come questo concetto è evoluto nel tempo e dove ci troviamo oggi rispetto a questo concetto, perché dalla parola sostenibilità si è passati, diciamo così, a trattare gli aspetti ESG, che sono un pezzo insomma del discorso più complessivo, per poi andare a vedere quelli che sono i nuovi modelli economici di impresa che si stanno maggiormente diffondendo e quali sono i driver di cambiamento. Poi io, come ben sa Domenico, ho messo a punto un metodo che appunto poi ho pubblicato, diciamo così, nel libro che ho scritto qualche anno fa, che è proprio un metodo su come le aziende, soprattutto quelle più piccole, potrebbero cominciare ad approcciare il tema. Perché ovviamente un'azienda può decidere di approcciare il tema
diciamo così, subito cercando di andare, diciamo così, alle migliori best practice, oppure potrebbe semplicemente decidere di muoversi, diciamo così, con un primo percorso. Quindi io identifico, diciamo così, quattro possibili livelli, no, di applicazione di questo modello, che vanno sostanzialmente da aver identificato il tema, aver sostanzialmente costruire, diciamo così, un approccio, diciamo, pochettino più evoluto, che passa attraverso la costruzione di policy e processi all'interno dell'azienda, per arrivare poi alla identificazione degli indicatori che devono essere presidiati, diciamo così, in un piano industriale, in un piano di sostenibilità, per poi arrivare proprio a delle vere e proprie best practice, cioè quando un'azienda rispetto a se stessa, rispetto al settore, supera sostanzialmente questi aspetti. Bene, fatta questa premessa, il primo punto è sostanzialmente questo della che cos'è la sostenibilità. Allora, si è parlato molto di questo, e se volessimo cercare, io ho anche una presentazione, magari qua con l'aiuto dei colleghi riusciamo anche a proiettarla. Allora, intanto credo che la principale definizione di sostenibilità non possa che fare riferimento a quella che era la Commissione Brundtland. Voi sapete che non parte il tema della sostenibilità e dell'ambiente in quegli anni, parte un pochettino prima, però quando si capisce che bisogna cominciare a fare un'analisi sul nostro pianeta, viene commissionata alla commissione, appunto, che da lei ha preso il nome, Brundtland, questo studio che si chiama Our Common Future, e all'interno di questo studio il termine della sostenibilità comincia in sostanza a prendere consistenza. E questo significa sostanzialmente trattare tutta una serie di problematiche che riguardano le cosiddette risorse naturali del pianeta nella soddisfazione dei bisogni dell'umanità nel lungo periodo. Lo chiama il nostro futuro comune perché per la prima volta mette in correlazione quelli che sono sostanzialmente i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli che saranno le possibilità delle generazioni future per soddisfare sostanzialmente i loro bisogni. Noi ci troviamo di fronte, come ben sappiamo, ad un pianeta, no, che sta esaurendo le sue risorse, ma il tema principale è ovviamente quello della crescita della popolazione. Se la popolazione, come si stima, raggiungerà i 10 miliardi nel 2055, ci sono gli studi che dicono anche che questo avverrà un pochettino prima, come potete ben immaginare, questo porta inevitabilmente a consumo di risorse, diciamo così, molto più importante di quelle che la Terra è riuscita a gestire nei secoli precedenti, e quindi da una parte ad un aumento della ricchezza globale, ma come abbiamo visto soprattutto negli ultimi periodi, questo aumento della ricchezza è certamente accompagnato da una disparità nella redistribuzione, e si stima che questa diversità di distribuzione, diciamo così, raddoppierà. È chiaro che non solo siamo più persone, non solo consumiamo di più, ma per di più abbiamo adottato per un sacco di tempo meccanismi di cosiddetta produzione lineare, che inevitabilmente derivano dalla rivoluzione industriale, dove le risorse vengono estratte, trasformate, utilizzate e smaltite senza pensare alle conseguenze sugli ecosistemi naturali e alla loro riutilizzabilità. Cioè, questi sono stati i modelli di sviluppo fino ad oggi portati avanti. È chiaro che, come vi dicevo, la sostenibilità non è entrata, diciamo così, con la Commissione Brundtland, era un percorso che si era già costruito nel passato attraverso la prima conferenza di Stoccolma, che aveva cominciato a parlare di ambiente, la costituzione del Club di Roma, da lì si costituiscono una serie di conferenze ONU sull'ambiente.
no? E non solo, si crea anche un gruppo di lavoro intergovernativo sul cambiamento climatico. Allora dicevo, il tema parte da lontano, parte dalla conferenza di Stoccolma, sono stati costituiti dei gruppi intergovernativi sul cambiamento climatico, IPCC, di cui l'ultima relazione è veramente strabiliante nell'andare a vedere gli scenari che si stanno prospettando per il futuro, molto negativi ovviamente dal punto di vista del clima. Ci sono state una serie di conferenze ONU, ci sono state delle COP dove i paesi si sono riuniti in sostanza per sempre parlare di questi temi e per vedere che cosa si poteva, diciamo così, fare insieme. Anche perché la soluzione di questi problemi non può che avvenire attraverso l'aiuto di tutti, di tutti i paesi. Sì, no, c'è una tabella. Scusate, se potete, grazie mille. In silenzio, per piacere, il computer. Grazie. Ma la cosa più interessante è l'anno più interessante, è vero, anno di svolta, è stato il 2015. Il 2015 succedono tre o quattro, allora, diciamo così, il 2015 è un anno di svolta importante, perché oltre al fatto che tutti questi programmi andavano a vedere in sostanza, che cercavano di mettere insieme i diversi paesi, a partire dal 2000 si comincia a far entrare nell'analisi della sostenibilità e negli sviluppi, diciamo così, per il millennio, il Global Compact, che è un'organizzazione, no, di imprese che comincia a definire dei principi, perché la sostenibilità non è solamente ambiente, la sostenibilità comincia a riguardare il tema dei diritti umani, del lavoro e anche dell'anticorruzione. Quindi dai Global Compact, che è un'associazione alla quale partecipano tutte le aziende a livello, diciamo così, a livello mondiale, hanno cercato di mettere insieme dei principi da seguire, che io ho cercato poi di riclassificare secondo queste categorie, che come poi, che sono i diritti umani, il lavoro, l'ambiente, l'anticorruzione, che poi vedremo costituiranno proprio gli aspetti della direttiva e ciò che le aziende dovranno sostanzialmente rendicontare. Dicevo però che l'anno importante è il 2015, perché nel 2015 si fanno due cose significative. Uno, ovviamente conosciamo benissimo, è quello dell'accordo di Parigi, che rappresenta proprio la pietra miliare per la lotta al cambiamento climatico, dove ovviamente si fanno tutti gli sforzi per cercare di portare la temperatura mondiale al di sotto dell'1,5% di gradi rispetto al periodo preindustriale. E l'altro aspetto importantissimo è che quelli che erano degli obiettivi generali dell'ONU e anche dei paesi che erano stati descritti in sostanza negli obiettivi del millennio che vi ho fatto vedere prima, si trasformano in un'agenda, l'agenda 2030, cioè gli stati sostanzialmente si accordano. Per favore, vi chiediamo di spegnere la voce del computer. Per favore. Ecco. Gli stati sostanzialmente si accordano, no, per a partire, diciamo così, dal 1 gennaio 2016, entro il 2030, raggiungere questi 17 obiettivi, che non sono degli obiettivi di carattere generale, del tipo come sembrerebbero, no? Parità di genere, diminuzione della povertà, sviluppo economico, città sostenibili, non sono solamente dei principi, ma questi obiettivi si traducono in veri e propri target, e sono 169 target che ogni anno ogni paese va a esaminare.
Ora, la cosa interessante è che questi SDGs, senza che ci fosse un obbligo, no, di dire come venivano trattati, sono sostanzialmente presi come strumento di lavoro da parte delle imprese, le quali nelle loro rendicontazioni, nei loro bilanci sociali, che già facevano, no, che già raccontavano la loro storia dal punto di vista sociale, ambientale, eccetera, eccetera, cominciano a far parte, diciamo così, delle loro descrizioni. E questi SDGs, che evidentemente sono applicati in modo più frequente, meno frequente e in modo diverso a seconda di diversi settori, che possa essere il settore finanziario, dei beni consumo, dell'industriale, dell'energy, delle utilities, cominciano a diventare uno strumento di misurazione anche per le aziende. Ovviamente la cosa più importante, perché alcune aziende li usano e altre evidentemente no, quella cosa più importante invece è che ogni anno si possa il paese, e qui ci sono una serie di rilevazioni Istat, il paese possa dire a che punto si trova rispetto a questi aspetti. Adesso a settembre, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che è dell'ASVIS, verranno presentati i risultati di quest'anno, però se guardiamo, quindi insomma non li anticipo perché è una questione della settimana prossima, però se noi guardiamo quello che è successo negli anni precedenti, possiamo vedere che non tutti questi obiettivi nel tempo sono migliorati. Per esempio, nel periodo che andava dal 2019 al 2020, quest'anno invece esamineremo quelli del 2020 al 2021, dal 2020 al 2021, abbiamo avuto dei miglioramenti solamente per tre obiettivi. Uno è relativo al sistema energetico, l'altro alla lotta al cambiamento climatico e la giustizia e le istituzioni sociali. Mentre invece c'era una sostanziale stabilità sul tema dell'alimentazione, dell'acqua e dell'innovazione, ma erano peggiorati in questo periodo, voi anche complice evidentemente la pandemia, povertà, salute, educazione, uguaglianza di genere, condizione economica, disuguaglianze, condizioni delle città, economia, ecosistema terrestre, cooperazione internazionale. Qui semplicemente ho lasciato qualche chart per vedere quali sono gli indici che sono andati in miglioramento, quali sono in stabilità e quelli che sono sostanzialmente peggiorati. Quindi, nonostante gli impegni degli stati di rappresentare, di cercare evidentemente di migliorare questi indici, la situazione non è ovviamente una, diciamo così, non siamo in una situazione assolutamente favorevole. Ora, a seguito di questo, diciamo, anno importantissimo, che era quello del 2015, che peraltro era stato anche aiutato moltissimo dall'enciclica del Papa, perché il Papa, scrivendo la sua enciclica Laudato Si e parlando della cosiddetta casa comune, aveva cercato di, prima che gli stati si riunissero per decidere di abbassare, diciamo così, prima appunto di raggiungere l'accordo per abbassare la CO2, quindi prima di raggiungere l'accordo a Parigi, aveva mandato a tutti la sua enciclica spiegando quanto fosse importante avere tutti cura della casa comune che era il pianeta. Non tanto per il pianeta, perché il pianeta comunque troverà sempre le sue modi per rigenerarsi, ma soprattutto per la possibilità della condizione di vita degli umani. E poi fa un riferimento molto importante alla cultura dello scarto. A partire dal 2015 cominciamo ad entrare nell'Europa, che è la prima evidentemente che comincia a farsi carico in modo molto serio, no, diciamo così, di questi obiettivi. E una cosa che succede molto interessante è che nel 2018 la Commissione europea pubblica un action plan. Questo action plan sviluppa proprio un piano di azione rivolto alla creazione di un sistema finanziario che sia in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile. Questo aspetto lo voglio assolutamente precisare, perché è vero che l'Europa ha fatto il Green Deal e poi parliamo anche di questo, ma la prima cosa che ha cercato di fare, in sostanza, è quello di dare un ruolo particolare alla finanza. Perché è la finanza che, dopo aver fatto i suoi danni nel passato, comincia ad avere gli obiettivi, no, di sostanzialmente riorientare i flussi di capitale verso gli investimenti sostenibili, di integrare la sostenibilità nella gestione del rischio e soprattutto promuovere quelle che sono la trasparenza e la prospettiva di lungo periodo. È chiaro che per fare questo bisognerà mettere a punto alcuni pilastri. Da una parte
la necessità di definire una sorta di tassonomia europea che dica quando un'attività è sostenibile. Dall'altra parte, di avere informazioni sempre più precise da parte delle imprese. Come vi dicevo, nel 2014, prima, quindi ancora del 2015, era partita una direttiva che parlava di informazioni extrafinanziarie. Questa direttiva che poi viene declinata in ogni paese con modalità differenti, però come vedremo ha un po' di limiti, perché innanzitutto si rivolge a aziende, solamente aziende di interesse pubblico con più di 500 dipendenti. Diciamo così, i target di fatturato e di capitale andrebbero anche bene 40 milioni e 20 milioni, però rispettivamente. Però il tema è quello dei dipendenti, no? Che sono molti. Quindi ci sono poche aziende che fanno questa cosa. Ogni Stato decide di applicarla un po' come meglio crede. Il fatto è che tutti questi dati a livello europeo non si riescono a consolidare. Ed ecco che il secondo pilastro è sostanzialmente quello di rivedere questa informativa. E noi oggi, proprio oggi nel 2022, stiamo proprio aspettando la revisione di questa direttiva, che comporterà poi un'applicazione non solo per le aziende grandi, ma anche per le aziende più piccole, le aziende medie, che hanno una soglia per esempio di 250 dipendenti. Poi vedremo che ci sono anche altre nuove normative che vengono messe che accompagnano questo processo. E poi soprattutto il terzo pilastro molto importante è quello di introdurre per il settore finanziario dei veri e propri indici di benchmark che debbano essere allineati alla transizione climatica e all'accordo di Parigi, con la definizione di standard di investimento e di etichette specifiche. Cioè, quando noi facciamo un investimento, sostanzialmente dobbiamo capire se è un investimento green, se è mediamente green, e tutti lo devono sostanzialmente cercare di, cioè, e tutti i vari fondi lo devono sostanzialmente riclassificare. Oltre comunque a questo aspetto, diciamo così, di carattere generale che riguarda l'action plan della finanza, che si basa su quei tre pilastri, nel 2019 nasce proprio il Green Deal europeo, e quindi la Commissione europea comincia a presentare una tabella di marcia per rendere sostenibile proprio l'economia dell'Unione europea, con l'idea di trasformare quelli che sono dei problemi ambientali e climatici in opportunità in tutti gli ambiti, rendendo, e questo è un passaggio molto importante, rendendo la transizione giusta e inclusiva per tutti, cioè quindi con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno, tema che, come ben sappiamo, poi anche lo stesso Papa ha ripreso più volte. Quindi questo Green Deal si pone l'obiettivo di rendere più ambiziosi gli obiettivi in materia di clima per il 2030, ma anche per il 2050, per garantire l'approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura, mobilitare l'industria per un'economia circolare, cominciare quindi a sviluppare nuovi modelli di sviluppo, costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico delle risorse, quindi anche un tema edilizio, diciamo così, molto importante, portare ad un obiettivo di inquinamento zero, preservare e ripristinare gli ecosistemi e le biodiversità, e poi sviluppare un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, e accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente. Come vedete, questi punti, che poi saranno oggetto di precisi atti delegati che stanno venendo avanti nel tempo, portano tutta una serie di raccomandazioni, linee guida e poi anche vere e proprie disposizioni che le aziende sostanzialmente devono seguire. Non si preoccupa solamente di dare questo, ma anche di creare dei fondi molto importanti ai quali possono accedere le aziende per poter avere dei finanziamenti per muoversi sostanzialmente in questa direzione. Il processo, come ben sapete, viene assolutamente accelerato con la pandemia e quindi con il PNRR, che fa sempre riferimento a degli obiettivi sostenibili, ma crea anche dei finanziamenti collegati a quello che è l'innovazione. Uno dei punti più importanti di tutto questo lavoro, come dicevo prima, che sempre l'Europa sviluppa sempre meglio, è quello di cercare di dare una sorta di indicazioni a come le aziende possono classificare le loro attività per capire se effettivamente sono eleggibili ad essere sostenibili. E quindi
dà anche delle priorità di settori e comincia a dire quelli che devono essere sostenibili per primi, e quindi l'energetico, i trasporti, l'acqua, i rifiuti, gli edifici, l'agricoltura, le foreste, l'industria, la manifatturiera, e dice: vi dovete rendere sostenibili cercando di non arrecare danni all'ambiente, e quindi indica dei percorsi di transizione. Quindi i percorsi di transizione per questi settori passano attraverso la diminuzione di emissioni di carbonio, un'economia neutra entro il 2050, che quindi è un'attività in transizione, e poi anche con tutta una serie di attività abilitanti che permettono la riduzione di emissioni in altre attività. Cioè, praticamente, se voi per esempio andate sul sito dell'Unione Europea al capitolo tassonomia, trovate una sorta di piattaforma dove si può cominciare a mettere la propria attività rispetto a quello che è il codice di riferimento, che nel caso europeo si chiama NACE, si mette l'attività e si comincia a vedere quali sono i requisiti che quell'attività deve avere. Dopodiché si risponde ad una serie di domande, non è una cosa semplice, non è una cosa semplice, però si risponde a una serie di domande e si comincia a capire se l'attività è leggibile oppure no. Dopodiché bisogna vedere se l'attività risponde al rispetto di alcuni criteri di vaglio tecnico, e quindi vuol dire: se tu ti stai rendendo sostenibile, io mi immagino, dice l'Unione Europea, che tu hai sostenuto dei costi, hai sostenuto degli investimenti, oppure da queste attività hai anche fatto della revenue, quindi bisogna anche giustificare come si sta andando verso la sostenibilità. E poi dice anche: voglio essere sicuro che tu abbia messo a punto nella tua attività delle misure di salvaguardia sociale nello svolgimento di quello che fai, e quindi vuol dire garantire quei famosi diritti di cui abbiamo parlato prima, dei diritti umani di cui abbiamo parlato prima. Perché noi, questo sembra un argomento talvolta ridicolo, perché dice: vabbè, in Italia abbiamo la Costituzione, abbiamo il diritto del lavoro, abbiamo una serie di normative, ma il tema è quello di rendere responsabile l'azienda finale rispetto anche a tutto il lavoro che viene fatto nella sua filiera, e quindi anche in paesi di sviluppo dove magari queste regole non vengono rispettate. Quindi vi dicevo, la normativa, quella di cui stiamo parlando, insomma la direttiva 2014 trasformata nel decreto legislativo 254, per tutta una serie di motivi che tutti ritengono che sia fondamentale, diciamo così, soprattutto gli investitori istituzionali. C'è una ricerca che lo dimostra: tutti gli investitori istituzionali, per guardare come vanno le aziende, guardano evidentemente i risultati di queste dichiarazioni non finanziarie, quindi appunto loro stessi dicono che i loro, per sapere se un'attività è sostenibile o no, guardano questi report, ritengono ovviamente che debbano su questi lavori, poi fanno delle ulteriori valutazioni. Affermano che i dati non finanziari hanno svolto un ruolo fondamentale, diciamo così, nelle loro scelte di investimento, però ci dicono anche che ci sarebbe bisogno di una maggiore connessione fra quelle che sono le informazioni finanziarie e quelle che sono le informazioni non finanziarie, che le informazioni dovrebbero essere costantemente aggiornate, mentre invece le troviamo ovviamente molto arretrate nel tempo, quantomeno rispetto all'anno prima, mentre invece sarebbe necessario avere un percorso come quando si fa il bilancio, una trimestrale, una semestrale, insomma, per sapere come l'azienda si sta muovendo rispetto a questi indicatori. Chiedono anche una maggiore focalizzazione sui temi materiali e rendicontati e maggiori indicazioni sulla capacità di creare valore nel lungo periodo, perché su questi punti, che stanno proprio alla base, soprattutto questi due, i temi materiali, cioè i temi di maggiore interesse, diciamo così, per un'azienda nel futuro, che l'azienda descrive, ma chi deve fare delle valutazioni vuole sapere come vengono quantificati, no? Quindi ci si aspetta, diciamo così, un lavoro su questa direttiva importante, e quindi ecco che avvia questo processo di revisione. Le linee guida di questo processo di revisione passano attraverso il fatto che bisogna dare questa informativa sulle questa comunicazione sulle informazioni rilevanti. Questa informativa deve essere sempre più orientata agli stakeholder, le informazioni devono essere coerenti e sistematiche, devono essere lungimiranti, quindi devono dire come siamo andati nel passato, ma quali sono le previsioni per il futuro, corrette, equilibrate e comprensibili, e soprattutto complete e, diciamo così, e concise.
Se andiamo a vedere dal punto di vista, questo per quanto riguarda le linee guida che vengono date alle aziende su come devono costruire la loro informativa. Se poi andiamo a vedere tutto questo, che cosa significa dal punto di vista del settore finanziario, non mi soffermerò su questo perché obiettivo mio è parlare più delle aziende piuttosto che del settore finanziario, però voi ben sapete che le scelte e l'action plan hanno avuto delle ripercussioni sul sistema finanziario stesso molto importanti. Innanzitutto la necessità di classificare le attività sulla base ESG, secondo le tassonomie standard di cui vi ho parlato prima. Costruire dei prodotti, fare una product governance e dei target market sempre più mirati. Anche il tema della distribuzione, sto parlando dei prodotti finanziari ovviamente, della distribuzione dei prodotti finanziari e della loro adeguatezza è diventata, diciamo così, molto importante. Deve essere data una trasparenza, un'informativa alla clientela molto, diciamo così, anche sulla base di benchmark e quant'altro, ma soprattutto si sono sviluppate tutte le nuove politiche e le procedure per il credito, per cui proprio le aziende finanziarie, le banche, hanno l'obbligo in sostanza di guardare i loro clienti e di mettere nel loro portafoglio e costruire sempre di più un portafoglio ESG rispetto a quello che è la loro valutazione dei rischi. Ed ecco perché molte banche vanno quindi lo stesso a riprendere queste informazioni e costruirsi dei rating rispetto ai loro modelli di gestione del rischio per valutare le aziende, e sappiamo bene che quanto più un'azienda ESG, tanto minore sarà il costo del finanziamento. Quindi una finanza che cambia completamente, no? Che comunque finanza che poi fra l'altro vede gli investitori molto coinvolti in questo processo, al punto che gli stessi investitori, Larry Fink ovviamente, che è la più grande casa amministratore delegato di BlackRock, quindi la più grande casa di investimento, addirittura scrive delle lettere nei consigli di amministrazione dicendo che o queste aziende si muovono verso la sostenibilità o loro disinvestono. E questo lo dice non perché noi siamo degli ambientalisti eccetera eccetera, ma noi siamo convinti che se le aziende non si muovono verso la sostenibilità e non cominciano a guardare il lungo periodo, saranno delle aziende che non riusciranno a sopravvivere. E siccome noi stiamo gestendo una quantità di quattrini molto importanti dei nostri clienti, dei fondi pensione eccetera eccetera, non possiamo permetterci, no, di essere sostanzialmente causa di eventuali flop. Ma queste lettere sono partite da BlackRock, ma tanti altri fondi le hanno mandate alle aziende, hanno sempre di più spinto le aziende ad essere trasparenti, a raccontare quello che facevano, diciamo così, su queste tematiche. E ovviamente, come ben sappiamo, per esempio, i fondi hanno incominciato ad essere sempre più, diciamo così, con una nomenclatura che faccia vedere il grado di gradazione green che essi hanno per dare, diciamo così, informativa alla clientela. Bene, allora, adesso faccio una brevissima panoramica, diciamo così, di quelli che sono i modelli economici di impresa che si vanno sempre più diffondendo, collegandoli anche a quelli che sono i modelli economici di impresa. Noi sappiamo benissimo, siamo cresciuti probabilmente un po' tutti, mi perdonino i più giovani, sul tema della teoria degli shareholder, no? Siamo cresciuti nelle nostre università con l'idea della massimizzazione del profitto per gli azionisti, e quantomeno tutti coloro che lavoravano all'interno di un'azienda dovevano portare a casa degli obiettivi tendenzialmente di breve per, diciamo così, questa soddisfazione. Queste teorie cominciano a modificarsi quindi dal 1984 con lo sviluppo di una teoria degli stakeholder che comincia a dire: non dobbiamo guardare solamente, no, la bottom line, ma noi dobbiamo avere una bottom line di qualità che ha soddisfatto, diciamo così, le esigenze dei nostri stakeholder. E quindi si comincia anche a classificare, a capire chi sono questi stakeholder, possono essere esterni, interni, però non possiamo, diciamo così, non ascoltarli. Per arrivare poi a, diciamo così, a strumenti evolutivi, a modelli economici evolutivi come quello della triple bottom line, dove si cerca in sostanza di dare una visione sia del profitto, ma anche di come tuteliamo l'ambiente e anche di che tipo di equità sociale garantiamo al nostro interno, fino a quella che è la vera e proprio modello oggi presente,
che tutti sostanzialmente cercano di sviluppare, che è quello della creazione del valore, una creazione del valore condiviso, secondo le teorie di Porter e di Kramer. La creazione del valore condiviso inevitabilmente mette insieme quelli che sono gli aspetti sociali e gli aspetti del business per poi ridistribuirli, diciamo così, sulle esigenze dei vari stakeholder. Questo che cosa significa? Creare valore per un'azienda cosa significa? Riconcepire e innovare i prodotti, ridefinire e innovare la produttività della catena del valore, ma anche sostenere lo sviluppo dei cluster locali con cui l'impresa viene in contatto. Se vado a fare un lavoro in un paese in un via di sviluppo per magari di estrazioni, non so, magari creo le condizioni per cui poi possono andare avanti il loro collaboro. Ho fatto questo esempio, ma ce ne possono essere tanti altri. E poi di governare questa creazione di valore in modo adeguato attraverso una comunicazione efficace. E questo comporta, diciamo così, almeno quattro cose molto importanti. Innanzitutto costruire degli indicatori di riferimento, perché se io voglio comunicare qualcosa dovrò dire qual è il mio target, guardiamo l'agenda 2030, qual è il mio target e a che punto sono rispetto a quell'obiettivo che mi sono dato. Significa anche dialogare con gli stakeholder. Da questo punto di vista ci viene moltissimo in aiuto quella che è la nuova il nuovo codice per la corporate governance, il vecchio codice di autodisciplina, che sostanzialmente dice alle aziende quotate che nel rispetto dei principi c'è quello del successo sostenibile, per cui l'obiettivo di un'azienda non è più la massimizzazione del profitto, ma è il successo sostenibile tenendo conto di quelle che sono le esigenze di tutti quanti gli stakeholder. E quindi avviare un dialogo con questi stakeholder. Perché il tema è che tutti parliamo di questi soggetti, però non sempre li conosciamo perfettamente, non sempre capiamo quali sono le relazioni con la nostra società e come possono essere un volano di crescita, no, per tutti, in un'ottica sostanzialmente di collaborazione. E poi dopo che ci siamo dati in questo percorso bisogna arrivare a rendicontare, no? Mi sono data degli obiettivi, ma poi li devo rendicontare. Rendicontare significa andare a capire dove nascono i dati, come si costruiscono, come li verifichiamo, perché il rischio di greenwashing rispetto a queste dichiarazioni è veramente molto forte. E soprattutto il tema più importante è quello che tutto questo parte dalla governance, perché se non c'è una governance che indirizza questi aspetti, molto probabilmente non si riesce a tradurli all'interno delle aziende. Ovviamente uno dei primi modelli di ridefinizione, come dicevo, è quello di trasformarsi l'economia lineare in modelli di economia circolare. Un'economia circolare è un ciclo di sviluppo positivo, continuo, che preserva e migliora il capitale naturale, ottimizza i rendimenti delle risorse, riduce al minimo i rischi del sistema, gestendo scorte finite e flussi innovativi. Questa è la definizione, ma voi ben sapete che sul modello esistono sostanzialmente diverse modalità, no? Ci sono modelli di economia circolare cosiddetti di uscita, quello del andare a ridefinire, a capire qual è il mio prodotto finito e vedere questo prodotto finito come può essere una materia prima per un altro settore. Oggi sempre di più sono diffuse delle piattaforme dove ognuno dice qual è il suo prodotto finito in modo che per un altro possa diventare invece un prodotto che si inserisce nella catena. Oppure ci sono i cosiddetti modelli di ingresso circolare, cercare sostanzialmente di far durare di più i prodotti. Noi sappiamo invece che siamo cresciuti in un'epoca di sviluppo dove i prodotti avevano un momento nel quale finivano sostanzialmente la loro vita e quindi un discorso di obsolescenza. E invece si vanno a creare dei prodotti che possono durare nel tempo, creando un indotto che è tutto quello della manutenzione del prodotto, no? Noi sappiamo che questi soggetti che mantenevano i prodotti erano usciti dal mercato perché, insomma, cambiare una lavatrice era meglio piuttosto che cambiare il pezzo, era meglio prenderne una nuova, mentre invece costruire dei prodotti che abbiano tutta questa composizione, per poi arrivare invece ai cosiddetti modelli di utilizzo circolare, che sono quelli dove per esempio facciamo lo share di alcuni prodotti come car sharing e altre strumentazioni. Qui ci sarebbe da parlare tantissimo, perché questi modelli poi si declinano in tantissime specificità e l'Unione Europea, come vi ho detto, ha anche scritto degli atti delegati dando indicazioni e suggerimenti su come lavorare sull'economia circolare.
Un'altra cosa molto interessante su quale le aziende dovrebbero prestare molta attenzione sono i nuovi modelli green che riguardano le città. Noi sappiamo che nel 2050 il 70% della popolazione vivrà nei centri urbani e se guardiamo l'Europa sarà l'84%. Questo che cosa significa? Che il contesto urbano cambierà completamente assetto. All'interno di questo nuovo contesto esistono moltissime opportunità per le imprese, che vuol dire costruire città intelligenti, costruire economia, diciamo così, ecologica, e tutto questo con un forte orientamento all'innovazione. Quindi questo significa che tutti quelli che sono gli strumenti che dovranno essere utilizzati, cioè devono essere molto conosciuti quelli che sono gli strumenti che dovranno essere utilizzati dalle imprese. Ovviamente associato, diciamo così, a questo percorso, un'azienda dovrà fare una sua valutazione, costruire una sorta di sua matrice di come vuole, no, comunicare questo suo processo di trasformazione, che passa attraverso, come dicevo prima, le aziende e i mercati, certamente, ma passa anche attraverso i prodotti e le abitudini, perché probabilmente un'azienda può anche indirizzare dei comportamenti, ma passa attraverso anche l'identità dell'azienda e il social brand. Questi aspetti sono molto importanti perché molto spesso questo modo di rivedere il nostro modo di stare sul mercato passa proprio attraverso un'immagine della società. Infatti ben sappiamo che le famose P del marketing si modificano completamente, e il prodotto o il servizio che deve essere ecologico ed essere sostenibile deve risultare competitivo sul piano della sostenibilità. Il prezzo molto spesso non è vero che deve essere più basso, ma probabilmente è un prezzo leggermente più alto rispetto ai concorrenti, perché ha all'interno insita la causa green, e quindi questo fa accettare in sostanza questa, diciamo così, questo aumento del prezzo, perché si riconosce che quell'azienda si sta preoccupando della tematica ambientale. Per quanto riguarda, diciamo così, la distribuzione, si favoriscono prodotti e materiali realizzati, per esempio, e venduti a chilometro zero, che riducono, per esempio, i trasporti su strada, diminuiscono le emissioni di CO2. Per quanto riguarda, diciamo così, la promozione del prodotto, le campagne di marketing, l'azienda, ecco perché dicevo, è molto importante anche l'immagine dell'azienda, dire magari ancora io non sono arrivata a fare il prodotto sostenibile, sono qua, però faccio tutta una serie di iniziative a sostegno, diciamo così, dell'ambiente, a sostegno del sociale, le comunico, per cui per me è più facile comprare un prodotto che di un'azienda che so. Adesso io faccio un esempio: oggi per esempio Patagonia ha addirittura deciso, no, di vendere la società al, diciamo così, ad una no profit, no, in tutto quanto, però Patagonia non ha mai fatto un prodotto sostenibile, no? Però Patagonia è una delle principali aziende sostenibili perché ha sempre sostenuto l'ambiente, per cui dice io faccio un prodotto tecnico che non necessariamente può essere sostenibile, ma faccio tutto il resto, perché andare in montagna, andare in mezzo alla natura, tutto questo deve essere preservato. E poi si aggiunge un'altra P molto importante, che è quella del packaging, perché cioè non possiamo fare un bel prodotto sostenibile con tutto e poi lo vendiamo in un sacchetto, gli diamo un bel sacchettino di plastica quando lui va due, e quindi c'è tutto questo lavoro, diciamo così, del packaging. Ovviamente tutto questo comporta, no, per un'azienda, come dicevo, l'importanza di conoscere il proprio pubblico, di creare delle partnership sostanzialmente con gruppi, società e associazioni. Oggi le aziende non riusciranno a costruire la strada green se non attraverso una partnership. Dovranno mettere a punto delle policy al proprio interno che tengano conto del loro codice etico, dei loro valori, del purpose, e poi dovranno trasmettere questo discorso del trasmettere questi valori, cercando di far capire i passi che sono sostanzialmente compiuti. Non possiamo fare tutto subito, però l'importante è che raccontiamo una storia che sia credibile e che quindi ci aiuta in questo percorso. Bene,
Io adesso la mia idea è sostanzialmente di farvi vedere, e vado velocemente alla chart di riferimento, ecco, chiudo con questa chart che è l'approccio alla sostenibilità che abbiamo tante volte, diciamo così, presentato anche ai nostri miei clienti, che sostanzialmente è quello che, cioè un po' una linea guida per voi per incominciare a capire ma come fa un'azienda ad affrontare, diciamo così, questo tema, no? Allora, intanto deve cominciare a pensare, ma io ho una ragione di esistere nel lungo periodo. È riuscita questa azienda a definire il suo purpose aziendale e quindi questo purpose è riuscito a trasferirlo all'interno dell'organizzazione e tutta l'organizzazione crede sostanzialmente a questo genere, a questa missione. Poi, sono riuscito a mettere a punto una governance adeguata che è capace di indirizzare tutti questi punti che noi abbiamo detto, perché se non c'è una governance che li indirizza, se non ci sono delle competenze distintive su questi temi, se non si costruiscono quelle policy, quelle procedure, no? Se non si danno degli obiettivi alla struttura organizzativa che tengono conto di questi aspetti, non si muove assolutamente niente. Ma per fare tutto questo, la cosa più importante, e quello è veramente il punto centrale, l'azienda sentite? Che di sviluppare uno stakeholder cioè di confrontarsi con i suoi principali. Non si sente. Io sento. Anche io perfettamente. Quindi voglio dire, qual è il suo punto principale? Conoscere i suoi stakeholder e condividere rispetto a questi stakeholder quelli che sono i cosiddetti temi, i temi materiali. E costruire per un'azienda i propri temi materiali non è semplice, perché devono essere collegati al purpose e a quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel lungo termine. Questi temi materiali si dovranno poi integrare in quella che è la strategia aziendale e quindi in una vera e propria pianificazione, una pianificazione che tenga conto dei rischi sostanzialmente della sostenibilità e che poi si articoli, come anticipavo prima, in obiettivi per il management che siano coerenti. Solo quando un'azienda è riuscita a fare, diciamo così, tutto questo percorso, allora sì che può sviluppare, diciamo così, un reporting. Perché io tante volte sento delle persone che mi dicono noi vorremmo fare il bilancio di sostenibilità. Notate che nel tempo il bilancio di sostenibilità ha avuto delle evoluzioni, cioè la sostenibilità nelle aziende ha avuto delle evoluzioni molto importanti. All'inizio nessuno aveva modelli di sviluppo particolarmente green o sociali, però sapevano insomma che stavano inquinando, avevano il tema della restituzione. Quindi all'inizio avevamo il cosiddetto give back, no? Una parte dei nostri utili, no? Li davamo poi, diciamo così, per le beneficenze, chiamiamole, per le liberalità. C'è stato un secondo passaggio molto importante che è stato quello della corporate social responsibility. Io mi comporto in modo responsabile rispetto all'ambiente, rispetto al sociale, eccetera. Oggi il tema è invece la sostenibilità fa parte del business. Quindi entra a tutti gli effetti, diciamo così, nell'azienda e quindi si costruisce un numero che non è più un numero finanziario, ma è un numero integrato con un numero non finanziario. Ecco perché l'evoluzione del reporting sta andando sempre più non solo nel fare un bilancio sociale da una parte e una dichiarazione non finanziaria, ma di integrare questa informazione nel bilancio, e la nuova direttiva che si sta ridefinendo, come vi stavo dicendo, proprio parlerà di bilancio integrato, e su questo c'è molto lavoro da fare. Allora un'azienda potrà dire in sostanza di essere un'azienda leader del settore, di essere un'azienda che fa advocacy, solo se è stata capace di mettere in esercizio queste cose. Questo vuol dire molto, vuol dire cambiare le professionalità, vuol dire portare ad una logica di collaborazione, costruire dei C-level, come abbiamo, no, più volte abbiamo detto in tutti gli articoli che voi stessi avete anche scritto, dei C-level che sappiano organizzare il lavoro delle diverse funzioni tenendo conto anche degli aspetti, costruire dei comitati di direzione, avere un approccio
che porta la sostenibilità all'interno dell'organizzazione. Personalmente non credo in una funzione della sostenibilità da sola all'interno dell'azienda, ma invece credo in un approccio che parte dalla governance e sostanzialmente declina tutti questi aspetti nel loro percorso. Ma io adesso credo di aver anche abusato un po' del vostro tempo, ma fra sento o non sento, diciamo così, è stato utile. Mi fermerei qua per sapere se avete qualche domanda. Ovviamente questo era, diciamo così, un aspetto introduttivo, poi avremo magari occasione per entrare meglio nel merito di che cosa vuol dire applicare questo metodo. Ecco. Io vorrei farti io una domanda, dato che Patrizia è nel consiglio di amministrazione di alcune società molto importanti come Leonardo e come Ferragamo, volevo chiedere a lei come questi concetti vengono, diciamo, messi in pratica in aziende dove lei partecipa nel consiglio di amministrazione, dove certamente c'è una molta maggiore conoscenza e diciamo così su questi temi. Ecco, in pratica, anche nelle aziende grandi, come viene declinato questo percorso? Beh, le aziende grandi, devo dire, allora intanto le aziende che fanno la dichiarazione non finanziaria sono poche, perché sono circa 200, no? E sono aziende di interesse pubblico, sono aziende quotate, sono aziende grandi, gli investitori, come vi ho detto, fanno delle richieste particolari a queste aziende, molte sono public company, quindi tutto quello che vi ho detto in quelle aziende viene fatto. No, per esempio, faccio un esempio di Leonardo, quindi dice, ma mi parli di Leonardo, ma cosa vuol dire Leonardo sostenibile? No? Leonardo si occupa di difesa e il suo purpose è l'innovazione tecnologica. L'obiettivo di Leonardo è quello di sviluppare innovazione a servizio del civile. Tutto quello che si fa sulla difesa, il 50% viene messo sul civile, per cui se abbiamo un elicottero da guerra, la difesa, chiamiamolo perché nel nostro paese così è, dall'altra parte diventerà un elicottero per il soccorso. Quindi la missione e i valori di tutte le aziende che partecipano al gruppo Leonardo è proprio quello di costruire innovazione, no? E ovviamente farlo, diciamo così, per la difesa, dove vengono messe le migliori competenze, ci sono anche le migliori disponibilità finanziarie, no, da parte dei paesi nell'investire su questo tema, e poi l'importante è metterlo a disposizione del civile. Dunque, le aziende della moda hanno molto da fare, diciamo così, nei confronti della sostenibilità, perché molte sono inquinanti, molte utilizzano prodotti e manodopera che arriva da paesi in via di sviluppo, però queste aziende, per esempio, le principali, si sono riunite in un accordo dove appunto loro vanno a rivedere tutte le attività sostanzialmente della loro filiera. Dimenticavo di dire che c'è anche oggi una nuova normativa che sta entrando in vigore, che si chiama Corporate Due Diligence, per cui queste aziende più grandi hanno l'obbligo di fare la due diligence sulle piccole, e solamente se questa due diligence dà un rating positivo queste aziende possono far parte della loro filiera. Quindi c'è una grandissima attenzione. Allora, potrei farvi mille esempi, ma in quelle grandi questi aspetti, e in quelle che fanno la rendicontazione finanziaria, e in quelle quotate, dove inevitabilmente hai il tema del comunicare questi aspetti al mercato, pena, no? Sanzioni non solo disciplinari, ma pecuniarie molto importanti e anche impegnative per i consigli di amministrazione sono fortissime. Ricordatevi che la dichiarazione non finanziaria prevede che ci sia il commitment dei consiglieri, il parere del collegio sindacale, la revisione, l'assurance della società di revisione e poi il controllo da parte della Consob. Allora, le aziende grandi questo tema lo trattano, non c'è dubbio. Ora il tema vero è come portare le aziende più piccole a muoversi verso questo percorso. E non saranno solo le banche che lo porteranno avanti, ma saranno anche le grandi che gli chiederanno di essere a loro corrispondenti. Perché per essere fornitori di queste aziende devono al loro interno creare questo tipo di cose. Noi tutti abbiamo, diciamo, una certa età, ma io mi ricordo i primi tempi in cui si parlava di revisione di bilancio, in cui sembravano degli aspetti, diciamo, puramente burocratici,
E poi abbiamo visto col, diciamo, col passare del tempo che questi aspetti della religione diventano quasi un modo normale e diciamo ormai quasi obsoleto di affrontare i temi dell'azienda. Io penso che è molto importante avere tutta una visione generale che Patrizia ci ha dato di quello che è l'evoluzione di questi concetti, ma soprattutto capire che anche nel nostro lavoro questi aspetti devono essere una parte integrante, non solamente qualche cosa che ci viene detto e che dobbiamo dare delle soluzioni burocratiche, ma veramente dobbiamo cominciare a crederci e nelle aziende in cui lavoriamo operare in quelle direzioni. Se qualcuno che vuol fare delle considerazioni, delle domande, saremo molto felici che lo facciate. Magari abbiamo toccato dei temi che già conoscevate, no? Ecco, però insomma, non avendo poi un quadro insomma, di tutta la platea, mi sembra utile dire dove stiamo andando, no? Perché questo discorso che non si faranno più dei bilanci sociali, ma si dovranno fare dei bilanci integrati, ci deve far riflettere. E deve far riflettere per esempio tutti i CFO che hanno sempre ritenuto questo un argomento a parte, che è di quelli là della sostenibilità, che raccontano le loro cose in un altro strumento. Comincia a metterli insieme con i dati aziendali. Questo per esempio è un percorso che noi abbiamo fatto e non è semplice, ci vuole tempo, no? per svilupparlo, ma comunque questo già comincia a dire che non è più il responsabile della sostenibilità, non è più responsabile dei rischi, che si deve occupare di questi aspetti integrali, non è più solo quello della pianificazione strategica, ma CFO anche nella predisposizione del suo bilancio. Adesso qui noi ovviamente abbiamo fatto una lezione introduttiva, ma costruire un bilancio integrato, come probabilmente voi ben sapete, significa lavorare per i capitali. Per cui bisogna andare a fare un'analisi di tutti i capitali che entrano dal capitale umano, il capitale finanziario, l'intangibile, il capitale ambientale, vedere sostanzialmente come creano valore e che quindi che tipo di numero vanno a creare in questa creazione del valore, come viene distribuito. Beh, è un modo completamente diverso di fare il bilancio. Abbiamo due domande. La prima è Gloria. Gloria. Sì, eccomi, buonasera a tutti, grazie intanto, veramente molto interessante. Mi sono dovuta staccare solamente 5 minuti, quindi potrei essermi persa qualcosa, ma non credo. Mi chiedo, conoscendo anche un po' il tessuto delle medie aziende italiane, se immagino di sì, quale potrebbe essere una eventuale stima di maggior costo per andare verso una tematica di sostenibilità, perché sicuramente 200 aziende grandi è vero che lo potranno magari un po' suggerire barra imporre ad aziende più piccole, però io, conoscendo un po' il tessuto degli imprenditori, chiamiamoli medi italiani, sicuramente è la prima domanda che porrebbero, no? Quindi sicuramente concordo sull'importanza, sulla tematica. Volevo capire se e come eventualmente questo argomento potrebbe essere affrontato, perché è ovvio che poi dal punto di vista, diciamo, globale, comunque di noi tutti e delle future generazioni, il beneficio è evidente, insomma. Grazie. La sua domanda ovviamente è molto corretta ed è la domanda che fanno sempre tutti gli imprenditori, dicono questa cosa mi costerà molto, anche le stesse associazioni dicono dobbiamo rallentare su questo discorso della sostenibilità perché le aziende non lo possono sostenere. Allora, se oggi... C'è Nicola Vermaglione che dice che vuole aggiungere qualcosa a questa domanda. Ah, va bene. Nicola. Ciao Nicola. Ciao Domenico, buongiorno a tutti, anzi buonasera. La domanda che volevo fare si lega a questa, diciamo, dal punto di vista di quanto costa, no? Che è la prima domanda che viene fatta istintivamente su un qualcosa che non dà valore aggiunto in termini economico-finanziari nel bilancio. Penso alla sicurezza quando è nata a metà degli anni 90. La sicurezza era un costo, lo è tuttora, e quindi abbiamo dovuto fare un certo tipo di lavoro. Poi la sicurezza l'abbiamo fatta anche perché c'è il penale
e il penale ci aiuta a mettere in ordine le aziende. Allora la domanda è questa rispetto al bilancio e al costo. Quali sono le 3-4 leve più efficaci per convincere l'azionista a fare questo percorso rispetto al costo? La prima domanda è quanto costa, evidentemente, ed è la domanda di prima. Io vorrei capire invece qual è il role play per convincere che quel costo ha dei vantaggi. Quali sono le 3-4, diciamo, leve efficaci che mediamente convincono gli imprenditori? Allora, come stavo, diciamo così, anticipando prima alla dottoressa, il tema è vero, no? Nel senso che evidentemente questo è un percorso che, soprattutto in questo momento nel quale ci sono comunque delle altre priorità, ha portato anche per esempio Confindustria a chiedere un poco di rallentare sul percorso, perché adesso non ci si riesce a dedicare del tempo. Ma il tema è che se anche oggi, no, perché la crisi energetica ci sta portando, diciamo così, a dover comunque pensare di sopravvivere, perché probabilmente sul tema della crisi energetica, se alcune aziende non trovano modalità diverse di lavoro, rischiano evidentemente di uscire dal mercato. Quindi se abbiamo, diciamo così, una contingenza attuale, il percorso direi è abbastanza tratto. Perché nel momento stesso nel quale non faccio questo che chiamiamolo una sorta di investimento, no? Che sarà come tutto, no? C'è un investimento e poi c'è un ritorno dell'investimento. Quindi un'azienda deve fare un ragionamento su cosa mi costa questa progettualità, che non è fare il bilancio, no? Questo è chiaro. La progettualità è costruire tutto proprio un percorso verso la sostenibilità, probabilmente anche un cambiamento del mio modello di sviluppo. E questo mio modello di sviluppo porterà il mio nuovo modello di sviluppo porterà dei benefici nel futuro. Ora, è questo che è la sostenibilità, è capire come sta cambiando il mondo e se io all'interno di questo cambiamento posso trovare delle nuove opportunità. Ora, non ragionare sulla sostenibilità quando i finanziamenti vengono dati alle aziende solo se sono sostenibili, gli investitori investono solo se l'azienda è sostenibile, i clienti comprano i prodotti e sono disposti a pagarli anche leggermente di più se l'azienda è sostenibile, i dipendenti vengono a lavorare in un'azienda solo se l'azienda è sostenibile perché sennò preferiscono starsene a casa loro, perché qui c'è da affrontare tutto il tema del cambio, no? delle modalità di lavoro, i clienti di grande dimensione non utilizzeranno più i fornitori piccoli se non dimostrano di essere sostenibili. Allora ditemi un attimo se uno non deve fare una riflessione, no? Su quello che sarà il suo futuro per continuare ad esistere. Quindi non è il tema di un costo o di una norma, adesso c'è una norma, devo applicare questa norma, quanto mi costa questa norma? Io infatti non parlo più di rendicontazione, io quando vado in un'azienda non gli parlo della rendicontazione, anche se loro nel 2026 saranno obbligati a farla pure loro, perché adesso non vi ho fatto tutta l'evoluzione della rendicontazione, ma ci sono tutte le tappe, poi sarà un obbligo, ma io non voglio parlare di obblighi, non voglio parlare di normativa. Questa non è una ISO che io devo inserire, e che peraltro una ISO qualsiasi aveva tanti di questi elementi, ma tutti l'abbiamo sempre considerata come un'incombenza. Ma lo dobbiamo fare, ma ci abbiamo la certificazione. Questo è un nuovo mindset. È un nuovo modo di pensare che probabilmente mi fa cambiare il mio modello di business e non mi fa uscire dal mercato, ma mi fa stare con quelli che stanno cambiando con me. Se io non ho una relazione col mio principale cliente che invece sta cambiando, quello non mi porterà con sé se io non dimostro di aver capito di muovermi nella sua direzione. Quindi ecco, la domanda quanto costa è quanto costa. Non quanto costa questo adempimento, perché è un adempimento, quanto costa ragionare sul mio futuro per non uscire dal mercato. Nicola voleva dire qualcosa. Sì, condivido tutto, anche perché nell'auto è già così, cioè sappiamo benissimo che l'impatto passato dal prodotto in quanto venduto alla produzione del prodotto, quindi bisogna stare sotto certi livelli. Io vengo dall'auto e quindi questo è così. Però
mi riferisco ad aziende medio piccole e quindi la domanda la devo riportare. Allora, chiarissimo i vantaggi, ne ha citati alcuni, tutti i vantaggi economici, poi ci sono i vantaggi, diciamo, vogliamo chiamarli etici, no? Gli investitori, le banche, i fornitori, i dipendenti, e quelli sono vantaggi anche economici. Ma ecco, però, almeno per a me, per quanto mi riguarda, visto che è un tema che mi interessa molto, ecco, qual è, a prescindere dai vantaggi che sono importanti e che sono tutti, mi lasci dire, tremendamente immateriali, ok, ma strategici, quindi che questo si coniuga male nella tasca dell'imprenditore e anche un po' degli noi amministratori delegati, che molto spesso guardiamo il conto economico. Ecco, qual è il costo di un'operazione per portare un'azienda in un tempo adeguato ad essere, diciamo, neutra e a partecipare poi al network di aziende che fanno della neutralità la loro missione? Mi rendo conto che sto portando troppo sul pratico, ma siccome i vantaggi sono, come uomo, giganteschi, come imprenditore o manager li vedo, però credo che anche avere un'idea di costo e di tempi medi sarebbe interessante, anche perché questo, stiamo parlando di un intervento che impatta, come lei dice, un po' come la certificazione, no? Una certificazione all'inizio aveva un impatto sull'organizzazione, sulla mentalità, su tutti quelli che erano i meccanismi operativi aziendali. E questo qui anche, certamente qui siamo un po' più favoriti, perché ci rendiamo conto che se a Milano ci sono 43 gradi e a Bari ce ne sono 22, forse c'è qualcosa che non sta funzionando. Ecco. Ok, grazie. Allora, come giustamente credo, insomma, anche voi condividiate e abbiate anche detto, questo è un vero e proprio processo di trasformazione, un processo di change management, no? Che comporterà inevitabilmente un cambio di un arricchimento, no? Diciamo così, di competenze all'interno dell'azienda. Quindi questo è un processo di change management in un mondo in trasformazione. Non è un caso che i primi due obiettivi dell'Unione Europea, quello per lo quale sono già stati messi a punto tutti gli atti delegati, si chiamano mitigazione e adattamento. La mitigazione porta a dire come diminuiamo la CO2 all'interno della nostra azienda, del nostro paese, cioè ognuno deve pensare, ma dobbiamo portare tutto, perché l'accordo di Parigi importa a dire diminuire la CO2. Ma siccome questo del diminuire la CO2 serve semplicemente per evitare il disastro che è già previsto, no? Questo del cambiamento, c'è anche il secondo passaggio che si chiama adattamento. Adattamento significa che se effettivamente, e lasciate dire a una che il tema lo conosce molto bene, quello dei ghiacciai, che se effettivamente i ghiacciai si scioglieranno, perché non è che arriva lentamente tutto questo, no? Potrebbe arrivare in modo anche dirompente. Ci sono vari scenari che studiano le varie cose. Se questo dovesse avvenire, l'assetto proprio del pianeta cambia. Ci saranno zone che saranno completamente alluvionate e altre zone invece che magari prima erano, no, si viveva al freddo. Quindi si sta già pensando dove sposto gli aeroporti, come sposto la popolazione, chi sta studiando le migrazioni, gli scenari. Guardate, lo dico perché io ho lavorato in questo periodo, ovviamente adesso il mio lavoro finirà, ma con il Ministero per delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili in una commissione che si chiama Cambiamento Climatico e Impatto sulle Infrastrutture. Tutto un gruppo di esperti e poi qualche economista che ha lavorato, diciamo così, sul mettere a punto le politiche, no? Però prima di questo c'era tutto lo scenario, quindi io ero nella parte di quelli che mettevano a terra le cose. Ecco, non vi dico che cose si stanno pensando di migrazioni, di trasferimenti, di come dobbiamo rivedere le infrastrutture, cioè cambia il mondo. Quindi adesso ho fatto questa digressione semplicemente per dire che è un processo di trasformazione, quindi ogni azienda si deve mettere lì e cominciare a dire: sono in un settore, no, che continuerà ad esistere secondo quelle modalità? Come stanno cambiando i miei principali clienti? Dove stanno andando? Sono nella filiera. Quindi ci si deve mettere lì e cominciare a guardare proprio il proprio modello di sviluppo. Quindi non è un tema di quanto costa. Per qualcuno può costare poco,
perché è vicino al percorso, per qualcuno può costare moltissimo perché è in un settore che è assolutamente un settore che sarà fuori dal mercato nel brevissimo, e se non riesce lui a riorientarsi è fuori, quindi non c'è un costo. Se lei mi dice quanto costa fare una rendicontazione finanziaria, questo glielo posso dire, se, nel senso, quanto costa chiamarmi un consulente che mi fa una rendicontazione finanziaria di facciata, questo glielo posso dire, perché ne facciamo quante ne vogliamo, ma personalmente l'esercizio non mi diverte più, perché anche quando gli abbiamo fatto una bella rendicontazione che racconta una storia di facciata bella, ma dentro l'azienda non è cambiato niente, questo ci si accorge e l'azienda perde mercato, quindi non c'è una risposta univoca, dipende moltissimo dai settori, dipende moltissimo dalla collaborazione che questa azienda ha, dipende moltissimo dalle persone che esistono in quell'azienda, dalla cultura che esiste in quell'azienda, quindi è un processo, è un ragionamento che bisognerà fare ognuno per se stesso o nel proprio ambito. Ecco, spero di averle dato una risposta. Abbiamo parlato di sostenibilità e non solo di costruire il bilancio. Abbiamo parlato di change management, esatto. E siamo in casa del change management. Esatto, no? Ecco. Bene. Ci sono altre domande? Se non ci sono, vorrei ringraziare moltissimo Patrizia per questa ora e mezza che ci ha dato veramente una panoramica, una visione assolutamente importante proprio in questo settore. E anche noi, dal nostro punto di vista, siamo temporary manager, ma proprio in quella direzione che noi dobbiamo attrezzarci, perché ci saranno molto presto questi cambiamenti. Andremo a impattare a delle continua incertezza, cioè l'incertezza diventerà normale, lavorare con l'incertezza, con gli imprevisti. Quindi dal nostro punto di vista questo tipo di approccio deve essere un approccio normale nostro, cioè quello di essere pronti a cambiare, pronti a vedere le opportunità dove magari c'è la crisi, dove ci sono delle situazioni effettivamente da cambiare. Quindi per il momento vi ringrazio tutti, ci saranno poi nei prossimi mesi altre webinar di questo genere, speriamo altrettanto interessanti come quella di stasera, e poi vi preannuncio già che a novembre ci vedremo, se riuscirete fisicamente qui a Milano, organizzeremo un incontro in modo tale che con tutti di voi, alcuni ci conosciamo già, ma altri diciamo che sarà un'occasione per incontrarsi e per conoscersi e per poter collaborare meglio nel futuro. Ringrazio a tutti. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Grazie.